uno dei beni più importanti al mondo. Non passerà mai di moda. Sto parlando dell'oro. Ha senso investirci nel 2024? Non ha senso? Dove comprare oro? Comprarlo? Sì, no, metterlo in portafoglio? Oggi vedremo tutto quanto che riguarda l'oro. Se vedete un setup diverso di videocamere, perché ho dei problemi con il programma di registrazione, quindi sto registrando banalmente con il telefono, e è un setup un pochino diverso, però per questa volta, finché non sistemo, ragazzi, è così. Quindi, come sempre, vi chiedo di lasciare like, iscrivervi al canale. Condividete il video, ormai sapete già tutto, e andrei subito a parlare dell'oro. Quindi, oro, abbiamo detto, bene che è sempre esistito, è sempre stato un bene prezioso, bene che ha sempre mantenuto il suo valore nel bene e nel male. L'oro perché è importante? Perché è un bene definito rifugio. Cosa vuol dire? Che quando ci sono grandi problemi a livello economico mondiale, l'oro cosa fa? Prende valore. La valuta perde valore, l'oro prende valore. Ad esempio, guardiamo i due periodi principali di crisi, ad esempio Covid e guerra. Entrambi i periodi l'oro ha preso molto valore. E allora si può pensare, quindi in periodi di crisi prende valore e in periodi di pace economica perde valore? No. Ha le sue classiche variazioni di mercato, ma è definito un asset a basso rischio, io definirei anche bassissimo rischio, e quando la situazione economica va male, l'oro sale, quando la situazione economica va bene, rimane stabile. Quindi direi un basso, basso rischio. Uno guarda il grafico dell'oro e dice: ma ha senso investire in oro nel 2024? Assolutamente sì. E adesso vediamo i motivi. Quindi, come ho già detto, è un bene prezioso, eccetera, eccetera. È tangibile, ragazzi. Cos'è? Non è una criptovaluta l'oro, è tangibile, lo potete avere in mano, lo potete avere, è facilmente convertibile in contante. Nella fase d'acquisto non è soggetto a imposta, quindi è un qualcosa di importante. Quindi, come ho già detto, essendo un bene rifugio caratterizzato da scarsità, quindi il suo valore prende valore appunto nel tempo. Quindi, se la risposta conviene investire in oro nel 2024, la mia risposta è sì, conviene sempre. I possibili svantaggi dell'acquisto dell'oro sono svantaggi, ma sono svantaggi, ragazzi, che sono molto più bassi rispetto ai vantaggi. Tipo, la domanda è: dove posso acquistare l'oro? Semplicemente è pieno di siti su internet, io ve ne cito uno, Gold Avenue ad esempio, non è uno sponsor, non mi pagano, è Gold Avenue, è un sito dove praticamente vendono materiali preziosi. Durante l'acquisto nel sito c'è scritto se fartelo spedire a casa, proprio il lingottino, loro vendono oro, argento mi pare, o anche qualcos'altro, comunque se farti spedire a casa il materiale oppure conservarlo nel caveau. Giustamente, se conservi nel caveau costa meno l'acquisto, se te lo fai spedire a casa c'è un costo maggiorato. Giustamente, questo potrebbe essere uno svantaggio dell'acquisto fisico di oro. Un altro discorso che si può fare è: quale lingotto di oro devo prendere? In teoria, più è grande il lingotto d'oro, più è basso il premio. Quindi, come tutte le grandi cose, più hai, più ti conviene. Quindi, più lingotto d'oro è grande, più basso è il premio, vuol dire che meno costi hai su quel lingotto lì. Solitamente il lingottino piccolino costa meno, ma ha tanti costi attorno. Poi, come potete vedere sempre in quelle grandi immagini dove ci sono i lingotti d'oro, ci sono due tipi sostanzialmente di lingotti: cioè quello marchiato, quello bello lavorato, oppure quello un po' grezzo. Giustamente, quello grezzo costa meno. Quello marchiato costa di più. Perché? Perché è più lavorato. Quindi anche qua il sunto è: l'oro lavorato ha un costo maggiore. Però a livello di qualità-prezzo, proprio la stessa quantità di oro non incisa a chi compra viene meno. Esempio di questo discorso che sto facendo: lingotto versus moneta. A volte comprare le monetine d'oro costa tanto perché c'è tanta lavorazione, sono troppo incise, sono belle fatte e ti costano tantissimo. Una cosa molto importante da ribadire quando si investe in oro, quindi molto importante da avere nel proprio portafoglio, è la decorrelazione con gli altri asset. Cosa vuol dire? Che non c'è un rischio geografico e geopolitico sull'oro. Come acquistare l'oro? Ragazzi, è semplicissimo, come una qualsiasi roba che acquistate online, praticamente, andate sul sito, ci sono diverse strategie di investimento in oro, c'è l'acquisto secco del lingottino, magari, oppure
il famoso pack, il piano d'accumulo in oro. Si può fare un pack anche di oro, ovvero comprare una determinata quantità di oro ogni mese, lo stesso giorno, settimanale, bimestrale, trimestrale, eccetera, eccetera. Ultimo punto, non per importanza, anzi forse uno dei punti più importanti, è la tassazione. È tassata giustamente la vendita, quindi 26%, facendo la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto. Quindi fondamentale mantenere la ricevuta che ti danno quando acquisti il lingottino d'oro. Quindi ragazzi, penso di avervi detto tutto molto rapidamente sull'oro. Se vi interessa come acquistare nel pratico un lingotto, fatemelo sapere che vi faccio un mini tutorial, magari anche sotto forma di shorts, su come acquistare proprio praticamente l'oro, oppure su come farci un pack. Penso di avervi dato tutte le nozioni principali da sapere per quando uno si approccia all'investimento in oro. E ragazzi, io non posso fare altro che salutarvi. Se questo video vi è piaciuto, lasciate like, iscrivetevi al canale, supportate il canale. Mi scuso ancora per questo setup molto, molto provvisorio, ma cercherò di aggiustare il tutto prima possibile. Non posso fare altro che salutarvi. Ci vediamo prossimamente con un nuovissimo video. Ciao ragazzi.